L'altra radio. L'altra radio. Bella da ascoltare. La senti questa voce? Chi canta? Tanto non capirai. Orgoglio Barese su L'altra radio. Tifosi del Bari, buongiorno e benvenuto ad una nuova puntata di Tanto non capirai. Orgoglio Barese su L'altra radio. Buon giovedì 3 dicembre e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora procede spedita la marcia d'avvicinamento al prossimo match tra Bari e Ascoli. Quest'oggi daremo molto spazio alla presentazione di questa gara e lo faremo con ben due interviste da non perdere a due indimenticati bomber biancorossi, uno di questi anche doppio ex della partita. Saluto il mio compagno di viaggio Luca Deleteris. Ciao Luca, buongiorno. Ciao Nicola, buongiorno a te, un saluto a tutti i radioascoltatori. Ma oggi con noi anche Domenico Brandonisio. Ciao Domenico, benvenuto. Ciao Nicola, ciao Luca ed un caloroso buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Come sempre, linee aperte per i tifosi del Bari, chiamateci per dirci la vostra o per rispondere al nostro quesito odierno. Nella gara di Como non ha di certo brillato la coppia centrale difensiva formata da Contini e Rada. Sabato contro l'Ascoli potrebbe rivedersi Di Cesare. Chi dovrebbe, secondo voi, giocare in coppia con lui tra Rada e Contini? Quale quindi la coppia centrale titolare da schierare contro l'Ascoli? Chiamateci e fateci sapere la vostra opinione in diretta al numero 080-524-0424, ripeto 080-524-0424, oppure inviateci dei messaggi, delle note vocali tramite WhatsApp al numero 334-3837-444, ripeto 334-3837-444. E allora, come detto, Bari pronto per l'esame Ascoli, squadra marchigiana che ha mostrato parecchi limiti in questo campionato, in particolar modo fuori dalle mura amiche. Bari che recupererà qualche pedina, specie a centrocampo, con Porcari e Genzoglu nuovamente arruolabili. Come detto ieri, io fossi Nicola azzarderei un 4-2-3-1 per scardinare un po' la difesa non irreprensibile dell'Ascoli, e credo che in casa e nelle gare dove si deve far gioco il 4-3-3 potrebbe risultare un po' troppo prevedibile e facilmente arginabile. Giro la mia domanda, la mia considerazione ai miei due compagni di viaggio Luca e Domenico. Prima Luca, poi Domenico, cosa ne pensate di questa variante? Allora Nicola, il discorso è che secondo me ora come ora il Bari non può rinunciare a un giocatore come Valiani. Credo che Valiani sia imprescindibile in questa squadra e probabilmente in un centrocampo a due potrebbe fare più fatica rispetto al ruolo naturale di mezzala, che secondo me è perfetto per lui. Va detto anche che ha ricoperto in passato in carriera anche il ruolo di esterno alto, quindi nel 4-2-3-1 magari potrebbe alzare un po' la sua posizione, lasciando il compito in cabina di regia ai due centrocampisti. Però sinceramente credo che ora come ora il 4-3-3 sia il modulo perfetto per questa squadra anche in questo tipo di partite, perché Valiani secondo me è l'uomo che a centrocampo può darci qualcosa in più. Domenico. Sì, il 4-2-3-1 potrebbe anche essere un modulo congeniale, considerando i giocatori che si ha a disposizione. Però, come ha già accennato Luca, non penso ci si distaccherà dal 4-3-3, più semplicemente perché è il modulo ormai classico utilizzato dal mister, e poi perché ci siamo resi conto, soprattutto a Como, dell'importanza di un regista, di un giocatore capace di dettare i tempi, quale Genzoglu. Cosa che solo a tratti è riuscita a Donati appunto nella gara del Sinigallia. Importante anche il suo supporto e il suo essere affiancato da Porcari da una parte e Valiani dall'altra. Una mezzala secondo me molto importante per il gioco del Bari, e che a dispetto dei 35 anni è molto veloce e anche molto tecnicamente utile e rapido. Già, Valiani che sembra un ragazzino per come e quanto corre. E anche sul forum di Orgoglio Barese si ipotizzano formazioni, moduli, si scrivono preferenze per questo o per quel calciatore. Leggiamo come nella piazza virtuale dei tifosi del Bari ci si prepara al match contro l'Ascoli. C'è
l'utente poeta non sarò che dice: sincerità per sincerità, in queste due ultime partite ha giocato meglio Contini di Rada. Mentre l'utente Tenia dice: di Cesare per Contini, di Noia per Gemiti, Genzoglu e Porcari per Donati e Romizzi. Sarà questo secondo me il Bari che vedremo contro l'Ascoli. Poi c'è l'utente Peppino V0 che dice: secondo me invece sarà Rada a far posto a Di Cesare. Mentre l'utente Nico Fambari dice: per me Di Cesare dovrebbe essere titolare inamovibile, classe, carisma ed esperienza fanno di lui un lusso per la Serie B. Mentre l'utente Daro Bros dice: Contini ha già fatto panchina quest'anno, poi è diventato titolare al posto di Di Cesare. Non so voi, ma io ho notato che le prime gare da titolare ha giocato in maniera pressoché perfetta, poi la sua concentrazione mi pare essere andata un pochino scemando. Ragazzi, c'è un utente che parla di Contini meglio di Rada nelle ultime gare. Beh, in effetti se ci soffermiamo sulla partita di Como, l'errore più grosso sul gol di Ganz l'ha fatto proprio Rada. Sì, è stato lui, diciamo, un po' disattento in quell'occasione. Sì, Contini, l'abbiamo detto, è risultato in crescita secondo me nelle ultime partite, perché dopo un inizio sicuramente positivo il suo rendimento era andato un po' scemando con il proseguire del campionato, però adesso sì, è sicuramente di nuovo tornato su livelli decenti, quindi sì, potrebbe starci la sua conferma al fianco di Di Cesare, che lo ripeto da settimane, secondo me sono d'accordo con gli utenti, è un giocatore che davvero rappresenta un lusso per la Serie B, quindi dovrebbe giocare sempre. Ma per quanto mi riguarda invece, credo che Nicola abbia fatto in queste ultime due gare un ragionamento molto semplice, vale a dire: difesa che vince non si cambia, perché comunque l'aver provato Rada e Contini ha fruttato due risultati importanti, a Cesena prima e a Livorno poi. Quindi penso non sia stata una scelta azzardata, sbagliata, col senno di poi. Chiaro che adesso sì, il ritorno di Di Cesare penso ci sia assolutamente, anche dopo aver attraversato un periodo in cui aveva subito una botta, no? Era stato anche infortunato. Ecco, Di Cesare potrebbe essere riconfermato, ma nonostante abbia qualche responsabilità sul gol, io opterei anche magari per Rada, secondo me, anche perché già in passato ha dimostrato di rendere molto bene in coppia con lo stesso Di Cesare, che comunque, sottolineo, è veramente grasso che cola per la difesa del Bari. Intanto ieri in conferenza stampa ha parlato l'uomo della provvidenza, possiamo chiamarlo così, l'autore del gol del pareggio in quel di Como, parlo della Zanzara De Luca. Come sempre il nostro Domenico Brandonisio era presente nella sala stampa Gianluca Guido del San Nicola. Sentiamo cosa ha dichiarato l'attaccante del Bari davanti ai giornalisti presenti sulla stampa. Via con l'intervista. Quando fai parte di una squadra così importante come il Bari, penso che essere comunque tra gli unici giocatori che hanno comunque, anche l'anno scorso, hanno giocato sempre maggior partite, fatto anche del buon rendimento come quest'anno, penso che sia una cosa importante. Però dall'altra sappiamo che quest'anno sto rendendo molti più di quello che rendevo l'anno scorso, e di questo ne sono contento, ma devo continuare a lavorare per rendere sempre di più e migliorarmi sempre di più. La strada è ancora lunga, quindi dobbiamo vedere partita dopo partita e poi vedremo cosa uscirà fuori. Che gara ti aspetti contro l'Ascoli in generale? L'Ascoli ha dei grandi giocatori, nel senso ha dei giocatori che hanno fatto la Serie A, dei giocatori comunque che se vogliono possono fare la differenza, quindi sarà una partita difficile, dove già da lunedì abbiamo iniziato a prepararla, quindi saremo pronti su tutti i dettagli, perché comunque loro davanti sono comunque una squadra importante, dietro sono belli tosti, quindi dobbiamo cercare di giocare tranquilli e poi al momento giusto colpirli come sappiamo fare. A Como però il pubblico, soprattutto con il risultato, non è sembrato molto amichevole nei tuoi confronti, sono tenuti in subito dagli sponsor. Ma io, perché sono di Varese, quindi tra Varese e Como si odiano, quindi nel senso, guarda, ti dico di più, a me più che mi insultano sono più contento. Quindi nulla di personale, voglio dire. No, nel senso sono più contento. Sì, perché tanto alla fine il Como è una
nel senso parlo di tifosi, non c'era motivo di fare tutti questi insulti dal primo minuto fino alla fine, quindi l'unica risposta stata bella è stato il gol, per il resto sono loro problemi, quindi io sono di Varese, ne vado fiero e basta, finisce lì. Beh, come sempre De Luca è un calciatore che anche in conferenza stampa si fa sentire, perché non ha paura di dire le cose come stanno, soprattutto quando ha parlato della sua, della rivalità tra la sua città natale Varese e Como. Zanzara che continua a segnare, continua a sfornare prestazioni di assoluto livello, anche lui 5 gol come Riccardo Maniero. Domenico, tu che eri presente in sala stampa, anche tu avrai notato un De Luca abbastanza spavaldo e sicuro dei propri mezzi. Sì, ho notato assolutamente, come dici tu, un De Luca sicuro e consapevole dei propri mezzi, oltre che mi è sembrato anche abbastanza contento per la prestazione sfornata a Como. Diciamo che nonostante ciò comunque si vedeva che al contempo era molto rammaricato per non essere stato in grado di portare via dal Sinigali 3 punti, cosa che non penso soltanto io, ma così come ha affermato lo stesso giocatore, era una missione assolutamente possibile da raggiungere e che invece non è stata solo in parte disattesa. Per quanto riguarda i fischi e gli insulti che provenivano dagli spalti del Sinigali, io sinceramente sono rimasto anche sorpreso, anche perché lo stesso De Luca ha precisato, in realtà poi mi hanno fatto riservato questi codi solo per le mie proprie origini varesine. Sì. In realtà non c'è nulla di personale in tutto ciò. Fischi che sono serviti a gasare De Luca. Sappiamo che molto spesso questo tipo di atteggiamento da parte del pubblico può avere anche effetti positivi nei confronti di chi riceve questo trattamento. E allora, come detto, sabato l'Ascoli sarà di scena al San Nicola e c'è un calciatore che ha vestito le maglie di entrambi i club. Per lui, nativo di Ascoli, 73 presenze e 9 reti con la maglia bianconera, mentre sono 58 le partite giocate con la maglia del Bari e 6 le marcature. Sto parlando di Lorenzo Scarafoni, ex ala offensiva del Bari fine anni 80. Sentiamo cosa il doppio ex Bari e Ascoli ha raccontato al nostro Domenico Brandonisio. Via con l'intervista. Cominciamo subito introducendo la sfida tra Bari e Ascoli. L'Ascoli è alla disperata ricerca di punti per salvarsi, mentre dall'altra parte c'è un Bari che insegue il sogno promozione diretta. Sì, sono due squadre, credo, che stanno affrontando il campionato con obiettivi completamente diversi, magari che hanno cambiato in corsa. Diciamo che il Bari forse non era ancora completamente convinto di poter puntare a vincere il campionato, poi strada facendo si sta rendendo conto e sta prendendo conoscenza e coscienza delle proprie forze e credo che abbia tutti i requisiti per poter vincere il campionato. Al contrario, l'Ascoli, che aveva forse peccato anche con un pizzico di presunzione di poter ripetere quasi il campionato dello scorso anno, e invece si ritrova in una classifica abbastanza difficile dalla quale non è facile venire fuori. Tra l'altro c'è stato un cambio di allenatore e le cose non sono cambiate di molto, e quindi credo che insomma per l'Ascoli la partita sia parecchio in salita, ecco. Quanto possono aver inciso da una parte le vittorie di Cesena e Livorno per dare più consapevolezza nei propri mezzi per quanto riguarda il Bari? E cosa invece secondo te non ha funzionato quando c'era Mangia ai tempi del Bari? Devo dire che il Bari, ecco, sta prendendo coscienza, secondo me, un po' tutto l'ambiente, poi con il pubblico che ha e la piazza che è, credo che una spinta va data anche va reso merito soprattutto ai tifosi del Bari, che in questo momento riescono a dare quella forza in più che questi ragazzi, di cui questi ragazzi hanno bisogno. Per quanto riguarda il Bari di Mancia, non saprei giudicare e non saprei esprimermi, perché non ho conosciuto quel periodo e quindi non
è meglio che non mi esprimo perché sinceramente non saprei cosa dire. Veniamo invece a quello che è un periodo che lei conosce molto bene, e qui mi riferisco al biennio dall'88 al 1990, un biennio ricco di soddisfazioni per il Bari e che è stato culminato anche con la vittoria dell'unico trofeo vinto dal club pugliese nella sua storia, e mi riferisco alla Mitropa Cup. Cosa ricorda di quella stagione e soprattutto di quella finale tra Bari e Genoa, che peraltro fu l'ultima gara disputata della vittoria? Diciamo è stato uno dei momenti belli sia della mia carriera che della storia del Bari. Tra l'altro per me non era una novità perché avevo già vinto l'anno precedente con l'Ascoli la Mitropa Cup, e quindi diciamo che mi ha inorgoglito ancora di più, e credo che anche il Bari e un po' tutto l'ambiente ancora ricordi con piacere quella vittoria, ecco. Quindi spero che magari non la Mitropa o coppe anche superiori alla Mitropa possano arrivare un giorno a Bari, e ne sarei felice per tutta la piazza e per tutti i tifosi. Invece questa settimana la gara al Bari-Ascoli vedrà anche, questa sarà anche la settimana del ritorno di Sandro Tovaglieri a Bari, un giocatore penso tosto, una punta che lei ha affrontato da avversario però dei biancorossi. Ecco, le vorrei chiedere che tipo di giocatore era visto dall'esterno Tovaglieri in campo. Ma Tovaglieri credo che sia stato uno dei giocatori più importanti del campionato italiano in per circa 15 anni. Diciamo che ha giocato poco in Serie A perché purtroppo in quel periodo, diciamo che lui credo che abbia un anno in più di me, e quindi noi attaccanti italiani eravamo un po' relegati alla Serie B tutti quanti, perché purtroppo si preferiva scegliere attaccanti stranieri, e quindi essendo gli stranieri un po' misurati, nel senso che non c'era una completa invasione come ora, gli italiani preferivano più gli stranieri che noi italiani, e quindi credo che Tovaglieri sia stato uno dei migliori attaccanti italiani di quei 15 anni, insieme a De Vitis, insieme a tanti altri che purtroppo erano relegati in Serie B. Quindi grande merito a lui e a tutta quella generazione. A proposito proprio di attaccanti, se la coppia Maniero-De Luca possa in un certo senso ricalcare le orme di quella Monelli-Maiellaro, che fece le fortune del suo Bari peraltro in Serie B con Salvemini. Certo, ma io credo che De Luca si adatti un po' a tutte le caratteristiche degli altri giocatori, quindi la sua duttilità fa sì che si possa trovare diciamo con qualsiasi altro attaccante con caratteristiche diverse, e quindi sì, spero per loro che si possano diciamo ricordare e che possano far bene come fu fatto da noi, ecco. Infine un'ultima domanda, pronostico secco essendo doppio ex sulla gara di sabato. Ma io ora non vorrei gufare mettendo la vittoria del Bari, però però credo che se devo seguire una logica ammetto la vittoria del Bari, però ecco, non vuole essere una gufata per i tifosi del Bari, assolutamente, prendetela così. L'altra radio. L'altra radio. Bella da ascoltare. Bene, facciamo tutti gli scongiuri del caso dopo questo pronostico di Lorenzo Scalafoni, che ovviamente ringraziamo per essere intervenuto ai nostri microfoni. Ha sicuramente portato alla nostra memoria tanti bei ricordi Lorenzo Scalafoni, uno tra questi sicuramente la vincita della Mitropa Cup, unico trofeo fino ad ora in bacheca dell'allora S Bari, ora FC Bari. Speriamo, come ha detto l'ex attaccante esterno di Bari Ascoli, che il Bari possa quanto prima aggiungere qualche altra cosina in questa bacheca un po' povera. Bene, noi ci fermiamo un attimo, do la linea alla regia, ma torniamo fra poco con un altro protagonista, un altro bomber da ascoltare tutti insieme. A fra poco. Cari genitori e cari giovani all'ascolto, questo è l'ultimo anno di scuola media? E allora è arrivato il momento di prendere decisioni importanti per il futuro. Siete ragazzi o ragazze con spiccata passione per lo sport? Volete svolgere attività sportive a livello agonistico senza compromettere la carriera scolastica? Investite in un futuro all'insegna dello sport e scegliete il liceo scientifico ad indirizzo sportivo. Il piano di studio è finalizzato alla specializzazione e alla conoscenza della
comunicazione motorio sportivo, unendo la solida base formativa ed educativa del liceo scientifico a specifiche competenze professionali in materia di gestione manageriale, scientifica e organizzativa dello sport. Frequentare e conseguire il diploma del liceo scientifico ad indirizzo sportivo, oltre a consentirvi l'accesso a tutte le facoltà universitarie, vi fornirà la preparazione ideale per proseguire gli studi nelle facoltà di scienze motorie, particolari lauree brevi di medicina e per alcuni corsi post diploma per la formazione, ad esempio, di istruttori sportivi, giornalisti sportivi, animatori, eccetera. Il liceo scientifico ad indirizzo sportivo è a Bari in corso Alcide De Gasperi 320 presso l'Istituto di Cagno a Brescia. Per informazioni 080 523 66 36. L'altra radio. L'altra radio. Bella da ascoltare. Bene, torniamo a noi. Vi ricordo che potete chiamarci contattandoci al 080 524 0424, ripeto 080 524 0424, oppure potete inviarci dei messaggi o note vocali al numero 334 38 37 444, ripeto 334 38 37 444. Vi ricordo il quesito odierno: sabato potrebbe rivedersi di Cesare, chi affianchereste all'ex difensore del Brescia tra Rada e Contini? Sono già arrivati tanti messaggi, ne leggo qualcuno. C'è Antonio che è categorico: Rada tutta la vita. Mentre poi c'è Andrea che dice di Cesare Rada: Rada è quello che anche in allenamento comanda tutta la squadra, quindi non rinuncerei mai a lui. Mentre poi c'è Renzo che dice: la coppia centrale Rada di Cesare è secondo me l'ideale, inserirei anche Sansone. Beh, Sansone che dovrebbe ritrovare forse un posto da titolare proprio contro l'Ascoli, e su questo interpello Luca e Domenico. Sansone di nuovo arruolabile, secondo voi potrebbe essere quella con l'Ascoli la sua partita, la partita del rilancio? Non credo, Nicola, perché comunque abbiamo detto prima che in questo momento Nicola segue la strada del 4-3-3 e in questo tipo di veste tattica Sansone secondo me faticherà ancora un po' a ritrovare un posto da titolare, che fermo restando che De Luca e Bagnero sono due titolari inamovibili attualmente della prima linea biancorossa. C'è anche Rosina che sinceramente, personalmente parlando, è un giocatore a cui non rinunzierei mai, perché secondo me è il vero regista offensivo di questa squadra, colui che riesce a creare qualcosa dal nulla, anche da una palla sporca. Quindi è un giocatore che per classe secondo me non ha eguali in Serie B, quindi credo che ancora una volta Sansone sarà lì a guardare. Allora giro a Domenico l'interrogativo. Domenico, stavi rispondendo, puoi riprendere per quanto riguarda Sansone. Sansone, come ho già avuto modo di dire in passato, è una risorsa per il Bari e fa assolutamente parte del progetto. Chiaro che adesso è tornato nuovamente arruolabile, penso che anche con l'Ascoli si è impiegato anche magari, che so, nel corso della ripresa potrebbe sicuramente fare finalmente la differenza nel Bari. Ricordiamo tra l'altro che l'ex Bologna non va a segno con i biancorossi proprio dalla quarta giornata contro il Crotone, e così come è riuscito a sbloccarsi Genzoglu, la speranza di tutti quanti noi è che anche Sansone possa ritrovare la retta via. E ora, come detto prima, un grandissimo ex, tutto per voi, tutto da ascoltare, ogni qualvolta torna nel capoluogo pugliese, sempre presente in Curva Nord per cantare e sostenere i nostri colori insieme ai suoi tifosi, tornerà a Bari in questi giorni per presentare il suo libro, ma non solo. Per lui 82 presenze e ben 40 gol con la maglia del Bari, l'avrete già capito, sto parlando di Sandro il Cobra Tovaglieri. Sentiamo cosa l'ex bomber del Bari ha raccontato al nostro Luca Deleteris. Via con l'intervista. Siamo quest'oggi in compagnia di un graditissimo ospite, l'ex bandiera del Bari, il Cobra Sandro Tovaglieri. Partiamo subito dal campionato disputato sin qui dai Galletti. Quali sono, dopo questo primo scorcio di campionato, i pregi e i difetti della formazione allenata da Nicola? Il campionato di Serie B si sa che è molto, molto delicato, e anche nello stesso tempo anche affascinante, quindi si va su, si va giù con due o tre partite. Il Bari credo che sta rispettando, insomma, il programma di fare un campionato da vertice, una squadra competitiva e in piena lotta per la promozione anche diretta, cioè tutte le credenziali per fare bene, insomma. Viene da diversi risultati con
passo passo, però dare continuità di risultati credo che sia una cosa importante. A proposito proprio dell'ultima trasferta di Como, cosa è mancato secondo te? Hanno pesato un po' le assenze del Bari o può essere che gli uomini di Nicola abbiano approcciato un po' superficialmente l'impegno? Ma sono quelle classiche partite che magari dopo reduci da diverse vittorie consecutive magari si possono prendere sotto gamba, non pensando che insomma sono le classiche partite che si possono fare di tre pochetti. Io non credo che il Bari abbia sottovalutato, le assenze potrebbero essere una giustificazione perché insomma la rosa è abbastanza ampia e collaudata e competitiva, quindi quando manca un titolare sicuramente chi gioca al posto del titolare ha la sua importanza. Diciamo che è stato un passo pazzo, si poteva anche perdere addirittura, è stata recuperata, quindi è stato fatto un punto che sicuramente con una vittoria ci permetteva di stare proprio agganciati anche alla prima posizione, però così insomma la situazione è rimasta invariata. Domenica c'è, sabato c'è l'opportunità di giocare con l'Ascoli e ricominciare a vincere, quindi la classifica si comincia a fare interessante. Qualche tempo fa, sempre ai nostri microfoni, Igor Protti, con cui tu tra l'altro hai formato una coppia super in biancorosso, ci ha confessato di rivedere in De Luca e Maniero un po' quella che era la coppia formata da te e lo stesso Igor. Sei d'accordo con quanto detto dallo Zarri? In cosa ti assomiglia Maniero? No, sicuramente sono due giocatori che sono importanti, che ci potrebbero anche rappresentare perché le caratteristiche si associano alle caratteristiche mie di Igor. Sicuramente quando è uscito fuori questo binomio Maniero-De Luca Protti Tovagliere non è che ha portato tanto bene, perché poi c'è un periodo si sono fermati, adesso hanno ripreso sicuramente la marcia, quindi De Luca è un giocatore, è un piccoletto che sbaglia in tutte le zone del campo, crea spazi, e Maniero è un giocatore che dentro l'area di rigore sicuramente non perdona, ha cominciato a risegnare dopo la doppietta della prima giornata e quindi sono sicuro che tutte e due faranno una grandissima stagione. Sandro, tu sei rimasto molto legato alla piazza di Bari, indiscutibile anche l'affetto che i tifosi nutrono nei tuoi confronti. Cosa credi sia stato determinante ai fini di un rapporto così solido e forte anche dopo tanti anni? Ma sicuramente è normale che i gol influiscono positivamente sul rapporto tra una tifoseria e un giocatore, però credo che l'attaccamento alla maglia dimostrato, l'ho dimostrato, aver dato sempre il massimo, ha fatto sì che i ragazzi e la città avevano un entusiasmo particolare nel sottoscritto. Io ho cercato e spero insomma di aver fatto nel modo migliore di averli rappresentati onorando la maglia. Sandro, in questa settimana tornerai a Bari dove ci sarà anche la presentazione del tuo libro dal titolo Cobra nella giornata di venerdì 4 dicembre alla Feltrinelli. Vuoi darci qualche indicazione per tutti quei tifosi all'ascolto che vogliano prendere parte all'evento? Sì, io sono lì, arriverò il 4 mattina, naturalmente che si può acquistare il libro direttamente, chi lo ha già acquistato voglia di farsi fare un autografo, quindi io sono molto orgoglioso di venire a presentare questo libro nella città che mi ha rappresentato più di tutti. Sarà un vero piacere insomma riabbracciare tanta gente, e con l'occasione poi approfitto anche per vedermi vari Ascoli, quindi spero che ci sia tanta gente perché credo che il libro è un libro un po' diverso dal calciatore che racconta la vita solamente delle sfide in mezzo al campo, ma racchiude anche delle situazioni di vita umana. In breve, Sandro, a proposito di questo, di cosa parla il tuo libro? C'è uno spazio dedicato anche al tuo rapporto con la città di Bari e degli anni vissuti qui? Ci sono diverse pagine, forse le più importanti, diciamo, tutto rispetto alle altre città. Quindi si raccontano anche degli aneddoti e delle cose riservate personalmente nella vita quotidiana. Quindi non voglio dare anticipazione perché il libro sicuramente è bello da leggere. E allora tutti in libreria per salutare il Cobra, e se lo merita sicuramente l'ex bomber del Bari di essere accolto come si deve nella sua Bari, possiamo definirla così. Bene, noi ci avviamo alla conclusione del programma, saluto e ringrazio Luca Deleteris per essere stato con noi. Ciao Luca, domani. Ciao Nicola, domani con una nuova puntata di Tanto Non Capirai. Saluto e ringrazio anche Domenico Brandonisio. Ciao Domenico, a domani.
Ciao Nicola, ciao a tutti i radioascoltatori, e chiaramente ci risentiamo domani, anche perché c'è la mia rubrica, vi aspetto. Assolutamente, rubrica da non perdere. Bene, vi ricordo che la replica della puntata andrà in onda alle 13.15, mentre in mattinata la puntata la troverete sul canale ufficiale YouTube dell'Altra Radio, ma anche sul forum e sul sito di orgogliobarese.it e sulle nostre pagine Facebook. Saluto e ringrazio anche Fabio Scorcia in regia, mentre io vi do appuntamento a domani puntuali alle ore 7 con Tanto non capirai, Orgoglio Barese sull'Altra Radio. Forza Bari e ciao da Nicola Lucarelli. Tanto non capirai.